cominciare, la prima cosa che facciamo è mettere l'alluminio sopra il nostro supporto. L'alluminio lo dobbiamo posizionare dal lato opaco, ok? Quindi metto e faccio attenzione a non toccare la superficie con le mani, perché le mani sono grasse e quindi la cosa che andrei a creare sarebbe chiaramente delle macchie poi nel momento in cui vado ad inchiostrare. Ok, quindi metto. Ok, allora l'altro consiglio che io vi do è quello, adesso qui lo rigiro davanti, per proprio per comodità, di fare una cornice di scotch intorno, perché almeno avete un posto dove poter appoggiare le dita mentre state disegnando, perché altrimenti vi trovate a lavorare in modo un po' magari scomposto, no? Quindi io proprio faccio così, una cornice. Io vi faccio vedere la tecnica disegnando direttamente, però poi dopo vi spiego come fare se volete disegnare su un pezzo di carta e poi riportarlo. Ok, allora, prima tipo di lavoro con il pastello ad olio, ok? Quindi diciamo facciamo un disegno qualsiasi. Un tipo un po' incavolato. Allora il pastello lo posso usare naturalmente anche in questo modo. Questo mi permette di avere delle gradazioni differenti, ok? Con la punta faccio cose più definite. Con la parte piatta invece lavoro su gradazioni. Ok, diciamo che su questo stesso vi faccio vedere le altre gli altri utilizzi. Ok, quindi questo pastello ad olio, poi prendiamo il pennarello permanente e possiamo fare, non lo so, facciamolo con la parte più grossa. Un paesaggio, cioè delle case. Potrebbe essere qualsiasi cosa, va bene, giusto per capire la diversità di segno. E infine usiamo il sapone. Il sapone naturalmente non si vedrà, cioè lo vedrete solamente un pochettino così, un riflesso. Se lo muovete vedete quello che state facendo. Allora mettiamo l'inchiostro, questo è appunto inchiostro all'olio classico tradizionale. Ok, adesso procediamo all'acidazione. Io uso questo metodo, ci sono due possibilità,
La prima possibilità, che è quella che si fa di solito sulle lastre piccole, è proprio di metterla all'interno di un contenitore e versargli sopra la Coca-Cola contando 6 secondi, tipo 7 secondi di. Poi lo si lascia un attimino a riposo e poi si va avanti. Su lastre grandi, e in alcune di quelle lì ho fatto in questo modo, si tiene la lastra orizzontale sul tavolo, si versa la Coca-Cola sopra, la si distribuisce con un pennello e la si lascia per una trentina di secondi di modo che agisca e poi si procede con il risciacquo. Quindi questi sono i due modi. Questo qui è veloce. Adesso vediamo questa Coca-Cola dannata. Ok, quindi tutto devo coprirlo, eh? In questo modo poi in realtà la Coca-Cola me la riutilizzo. Ok, mettiamo qualche goccia d'olio sopra il nostro disegno. Qualche goccia, ne è scesa un po' di più di qualche goccia e andiamo a togliere. Qui ci sarà paura perché il disegno scompare, non quello a indelebile, ma quello a pastello scompare. E noi abbiamo fatto un sacco di lavoro per niente. Ma ora invece funziona cosa? Acqua. Io mi potrei mettere a piangere, non lo so. Acqua. La lastra deve sempre rimanere umida. Acqua. Inchiostro. E riappare Riappare magicamente. magicamente. Bagno. Devo dare un po' più di passaggi, eh? Inchiostro. Giro, giro in un lato e nell'altro. Bagno. Non vado a, adesso io strofinando un po' per farvi vedere, vedete il sapone come ha coperto completamente le differenze. Allora, il disegno del soggetto, diciamo, era pastello ad olio ed ha un tratto espressivo, diciamo. Dietro abbiamo il pennarello indelebile e qui abbiamo invece il nostro sapone che diventa pittura. Adesso io ho coperto molto, no? Ok, diciamo che va bene. Adesso a me non interessa fare chissà che cosa perché è una dimostrazione. Vedete anche qua il pastello che l'ho passato dal lato diagonale, cioè il lato piatto, com'è diverso da qua. Tolgo i miei guanti e vado nella parte di stampa. Quindi appoggio il mio disegno, prendo uno dei miei fogli, metto un foglio a protezione e vado di cucchiaio. Schiaccio, io vado. Cosa è No, successo? niente. Ah, chiudimi solamente l'olio, per favore. Con un ordine, io parto dall'alto e scendo verso il basso, così almeno più che altro so di fare tutto, perché magari se lo faccio un pochino più così random non vado a stampare alcune parti. Controllo a che punto sono, come funziona, come va. Va bene. E questa è la mia stampa.